Bene, siamo in diretta, con qualche minuto di ritardo ci scusiamo, darei subito la parola al presidente Iervolino. Allora, come e perché e come dovremmo riprendere la fase 2? Questo è il tema di oggi. Prego, presidente. Sì, la fase 1 si sta per chiudere. Ieri il bollettino ci ha detto che sono circa 162.488 i casi totali della pandemia in Italia. 104.291 ancora positivi, 37.130 i guariti. La fase 1 è stata ben compresa dagli italiani, che penso molto compostamente abbiano seguito alla lettera la chiusura forzata a casa. Da sicuramente un problema sociale sta diventando una grande crisi economica. La fase 2 è la fase della riapertura, criteri per come aprire, se a macchia di leopardo, altrimenti aprire determinati settori più strategici che altro, sicuramente competerà alla politica e agli organi decisori, ma certamente degli spunti interessanti possono nascere dai singoli imprenditori, mecciando e contaminando, facendo sintesi dai vari punti di vista. L'università è proprio questa, l'università cerca di contaminare e lasciarsi contaminare dalla dialettica più aperta. Per questo ringrazio oggi il ministro Sileri, il direttore dello Spanna Lanzani Franco Vaia, l'onorevole Fioroni e la dottoressa Smerilli, quindi poi tutti saranno investiti dalle domande del nostro moderatore, il dottor Nicola Porro, a cui vanno i miei sentiti ringraziamenti. Ora, la mia non è piangeria se inizio a dire un grazie enorme al ministro Sileri, perché il momento è stato difficilissimo. Al di là di ogni ideologia politica, penso che sia stato fatto tanto e tempestivamente. Il Ministero della Salute ha attuato delle politiche anche dure, ma che sicuramente hanno messo in salvaguardia milioni di persone. I protocolli, mi sembrano italiani, siano stati presi come punto di riferimento da tutto il mondo, e su questo anche qui una parentesi di riflessione, perché lo Spallanzani, qui abbiamo il direttore Francesco Vaia, è un esempio straordinario di come le cose in Italia poi funzionano, e funzionano anche bene. Poi c'è tutto un aspetto che mi piacerebbe discutere oggi con voi, perché le news che si sono in questo momento intersecate sui vari giornali o sui vari social sull'efficacia della cura con la clorochina o la deparina, oppure la questione degli immunodepressi, se sono proprio loro i soggetti che maggiormente purtroppo patiscono questa malattia, o il legame con il caldo, il legame con lo smog, i fumatori addirittura leggevo essere più resistenti o meno. E poi c'è la questione finale: sanificare gli ambienti, riaprire gli ambienti, in che condizioni e a che prezzo farlo? Da una parte e da un altro, sacrificare un pezzo dell'economia italiana e quindi patire l'arretramento in questo momento con l'Europa che invece sta per riaprire, oppure andare maggiormente in sicurezza, un dilemma atavico, e poi farlo con che misure anche economiche. Stiamo parlando di migliaia, decine di migliaia di mascherine ogni giorno che dovrebbero essere distribuite in tutte le regioni, la sanificazione che dovrebbe essere fatta nel rispetto di quale contesto, e poi quali sarebbero le pene per coloro che non rispettano questa sicurezza. Questo sicuramente è un dilemma, e un dilemma che fa riflettere tantissimo. Io concludo, prima di lasciare la parola al ministro che ci ha informato che purtroppo è alle prese con tanti impegni e poi ci deve lasciare. Io sono convinto che si faranno delle decisioni tenendo presente delle varie situazioni, la crisi economica, la crisi sociale. Quale deve prendere il sopravvento? Beh, lo dico da convinto meridionalista, da consigliere dello Svimez. Io mi auguro che non vengano prese delle misure trasversali ed uguali per tutti. C'è bisogno di quella forma di intelligenza isotopica, ovvero lungo
tutto l'arco dello spettro delle soluzioni possibili. Bisogna, secondo me, valutare regione per regione, settore per settore, e soprattutto dove i settori possono reagire meglio, dove aprire vuol dire anche avere un rischio accettabile rispetto ad altri settori. Mi riferisco, logicamente, non me ne vogliano le persone che si occupano del turismo e dell'ospitalità, ma è quello il settore un poco più invischiato da queste paure. Quindi io sono convinto e sono un grande ottimista che l'Italia ce la possa fare nel breve tempo, perché è chiaro che ce la farà nel medio tempo, ma nel breve tempo, e sono convinto che ci riprenderemo tutto con gli interessi. Però bisogna spiegarlo bene agli italiani, perché gli italiani sono stati pazienti fino ad oggi, e sono convinto che mano a mano sta crescendo però la fame di informazione, perché vogliono avere prospettive certe di come e quando riaprire. Bene, Vice Ministro, direi che in questa introduzione di Iervolino ci sono tutte le domande che le avrei voluto fare io, e qualcun'altra poi gliela farò, ovviamente. Però, insomma, come approcciarsi alla fase 2 e poi vediamo un po' nello specifico. Prego. Allora, viene chiamata fase 2, ma sarà una fase 2 molto lunga. Io la chiamerei, userei un termine forse più scientifico, cioè la chiamerei periodo di transizione, che sarà il periodo di transizione in attesa dell'arrivo del vaccino. Cioè, noi da questa epidemia usciremo solo quando ci sarà il vaccino, non c'è ombra di dubbio, perché anche sperare su un'immunità di gregge, c'è chi l'aveva paventata l'immunità di gregge, l'abbiamo visto anche Boris Johnson, cioè significava far passare il virus nella popolazione, avere un'immunità ovviamente acquisita sul campo, quindi con la malattia, ma purtroppo lasciare alle spalle moltissimi morti. Quindi l'immunità di gregge con un virus così aggressivo, che per quanto abbia una mortalità non sovrapponibile alla SARS, è sempre più alta rispetto a una semplice influenza, soprattutto sui soggetti più fragili. Quindi questo periodo di transizione sarà lungo diversi mesi, in attesa che arrivi un vaccino. Quindi è chiaro che dovremo alleggerire quelle che sono le restrizioni, dovremo farlo per gradi, e allo stesso tempo dovremo aumentare quella che è la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale, che oggi è più pronto rispetto a 3 mesi fa. Ed è più pronto perché? Innanzitutto perché sono aumentati i posti di terapia intensiva, vediamo quotidianamente calano diciamo i ricoverati nelle terapie intensive, però oggi sono più pronte alle eventuali altri focolai rispetto a quello che potevano essere 3 mesi fa, e soprattutto in tutta Italia. Questo significa riuscire a trattare anche meglio oggi la malattia. Cioè io, il dottore Porro lo sa perché anche lui c'è passato, siamo stati molto fortunati perché abbiamo avuto una forma lieve rispetto a coloro che sono andati in terapia intensiva. Però penso che chi si ammala oggi o si ammalerà nei prossimi mesi sarà più fortunato rispetto a coloro che si sono ammalati 2 mesi fa. Perché? Perché trova, a parte delle terapie intensive nella quale si è stata fatta anche formazione su questa malattia, cioè oggi la malattia si conosce molto, molto più di ieri, e soprattutto anche le terapie che vengono oggi sperimentate, credo che il professore Vaia, lo Spallanzani, all'avanguardia a livello nazionale e internazionale, saprà dire qualcosa di più sulle terapie sperimentali, che hanno anche dei risultati che diciamo ora si vedono di più, consentirà un trattamento migliore e quindi un abbassamento di quella letalità o mortalità. Poi ovviamente avremo anche delle percentuali di mortalità quando sapremo come è permeata nella popolazione il virus. Quindi dovremo imparare a convincere, a convivere con il virus. Allora, questo però può essere fatto solo con diciamo una progressiva riapertura che deve essere fatta in sicurezza. Noi dobbiamo mettere in sicurezza innanzitutto i lavoratori e poi insieme la popolazione. Per far questo saranno necessarie mascherine, distanza sociale anche all'interno dell'azienda, ma ancor di più sarà necessario o insieme che ci siano molti più medici di medicina del lavoro e medicina territoriale, medicina preventiva. Cioè i lavoratori dovranno essere controllati quotidianamente. Diceva bene Burioni quando dice un medico H24 per le aziende che riaprono, ha pienamente ragione. Cioè serve un controllo affinché vengano scovati gli eventuali sintomi o le situazioni a rischio, e queste persone possono essere fatti i tamponi per scoprire se vi è il virus nel corpo, e test sierologici che dovranno essere fatti
già da adesso quanto prima su larga fetta della nostra popolazione, per scovare coloro che hanno incontrato il virus. Quelli che poi verranno positivi dovranno fare il tampone per capire se hanno ancora il virus in sé. L'altra cosa fondamentale è che in questa progressiva riapertura è chiaro che deve essere valutato anche dove vivi. Cioè, qualcuno diceva gli anziani li lasciamo a casa. Beh, attenzione, se vivi in un paesino di 400 abitanti in campagna e l'anziano esce e non incontra nessuno e ha poche occasioni di poter in qualche maniera prendersi il virus rispetto magari a un anziano che vive al centro di Roma in un condominio di 10 piani e che magari esce e va al mercato chiuso, è chiaro che in quella regione, in quella zona dove l'anziano può uscire tranquillamente, i rischi saranno bassi. Quindi è chiaro che dovrà essere fatto anche un controllo locale, diciamo una riapertura che secondo me può essere fatta magari anche d'accordo con i sindaci che conoscono bene il territorio, non necessariamente omogenea in tutto il territorio nazionale. Verranno date, secondo me, devono essere date delle linee guida e poi chiaramente anche adattate a quello che è il territorio. Vedete ad esempio il Veneto come sta reagendo, e tutto questo dovrà essere fatto compatibilmente con quello che è l'offerta sanitaria della regione, perché laddove la medicina preventiva, i medici di medicina generale, i controlli con i tamponi, i controlli con i test sierologici possono essere fatti in maniera agevole, è chiaro che lì tutto potrà essere più semplice, e sappiamo che purtroppo l'Italia non è tutta quanta. Ministro, le volevo chiedere una cosa, però proprio su questo aspetto che ci riguarda entrambi, ma non solo a noi. E lei ha parlato di tamponi e di test sierologici. Siccome sia io sia lei ce lo siamo fatto il test sierologico, abbiamo visto che abbiamo degli altissimi anticorpi, mi chiedo: questo è importante per tutti noi, siamo di fatto per una certa finestra di tempo immuni? E B, se è così, per quale motivo non fare uno screening generalizzato e permettere agli immuni di diventare soggetti attivi di una fase 2 in tutti i sensi? Cioè, io e lei lo sappiamo, Sileri, ce lo siamo detti tante volte, potremmo anche non usare la mascherina, mi corregga però se sbaglio, perché mi sembra che poi È vero che siamo immuni perché abbiamo un titolo anticorpale. Il problema è che questo virus lo conosciamo da 4 mesi. Quindi, ammettendo pure che la prima persona che si è infettata con questo virus, diciamo il 1° di gennaio, così è più facile, verosimilmente, dai lavori in letteratura, dopo 4 mesi la maggior parte di coloro che si sono infettati hanno un titolo anticorpale. Ma non sappiamo quanto durerà questo titolo anticorpale. È possibile che duri un anno, 6 mesi, 4 mesi o anche 2 anni. Quindi purtroppo dobbiamo ancora avere accortezza nel usare magari la mascherina in ambiente chiuso, anche avendo una patente di libertà diciamo dal virus. Purtroppo non sappiamo qual è il comportamento del nostro titolo anticorpale, quindi magari dovremmo, coloro che hanno avuto il virus, ma gli studi più avanti ci aiuteranno, perché ripeto, più tempo passa più si conosce anche quella che è la risposta del corpo al virus. È possibile che dovremmo anche ripeterlo questo titolo, cioè sapere se rimane fra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, magari quando arriverà il vaccino è anche capace che dovremo fare la vaccinazione come richiamo, perché magari il nostro titolo, per ora che ci sarà il vaccino, non sarà più sufficiente a proteggerci. Quindi è chiaro che va usata accortezza, esattamente come fanno gli altri, però è chiaro che un'indagine di sieroprevalenza nella popolazione può essere utile. Ed è chiaramente andrebbe riservata in questo momento alle zone più colpite. Quindi immagini, sapere che la Lombardia, magari dico un numero a caso perché non posso saperlo, perché c'è chi dice che il numero degli infetti reali è 10 volte quelli scovati, ma magari è anche di più. Immaginiamoci una Lombardia nella quale il 60% della popolazione è stata colpita e magari agli anticorpi, significa avere un 60% di popolazione attiva. Quindi anche la riapertura potrebbe essere modulata a secondo della sieroprevalenza e quindi della protezione
a seconda della regione. Un'altra domanda, poi magari facciamo delle domande degli altri, poi Iervolino se vuole aggiungere qualche cosa, però l'altra domanda è questa: siccome siamo tutti, e poi con la dottoressa Smerilli cercheremo di capire anche i risvolti economici, però siamo abbastanza tutti sulla linea che l'emergenza economica rischia di essere una grande emergenza e che in una qualche maniera c'è anche un tema di libertà, quindi più o meno dovremmo dare una fine pena alla situazione in cui ci troviamo. Diciamo che ci sono questi test, diciamo che ci sono delle regioni più colpite delle altre, però c'è anche un elemento, e questo è statistico, e cioè che la malattia è molto più grave per alcune fasce d'età che per altre, oltre per ovviamente in maniera trasversale per le malattie pregresse, perché si è visto nei dati dell'Istituto Superiore della Sanità. Allora la mia domanda è: per alcune fasce della popolazione, in alcune regioni che oggi sono meno colpite, si può immaginare, come posso dire, una minore prudenza, posto che poi il rischio zero nella vita oggi, basta andare in auto, non esiste? Allora, si può immaginare, io non la chiamerei minore prudenza, direi che se utilizzi la mascherina, se utilizzi quelle misure di rarefazione sociale e sei quindi protetto e proteggi anche chi è davanti a te, si può ripartire. Ma quello che sarà fondamentale in questa cosiddetta fase 2, io la chiamo fase di transizione, sarà fondamentale andare a cercare coloro che eventualmente si prendono la malattia, isolarli e isolare i contatti stretti. Questa sarà la parte fondamentale, che significa avere a disposizione tamponi, sierologia, questo l'abbiamo già detto, ma capacità da parte di medici di andarli a cercare e scovarli nella fase iniziale e bloccarli, perché quello è il vero problema. Cioè, il vero problema sarà avere dei focolai che magari ripartono in maniera incontrollata proprio perché magari non vengono... Ultime due domande. Questi test sierologici, lasci perdere quello che abbiamo fatto noi, e lo possiamo dire ufficialmente, col prelievo del sangue in un trial, però questi sierologici kit che si comprano hanno un'affidabilità o no? Esistono dei test in questo momento che il Ministero... Prego. Allora, il professore Vaglia lo saprà meglio di me, perché io mi hanno dato un numero che è superiore ai 100 diversi kit. Non so poi se il professore Vaglia può confermare. Beh, poi gliela chiedo a Vaglia sicuramente questa domanda. Però per dire, dove diciamo si è fatto il test, lo hanno provato, almeno dove l'ho dato, l'hanno provato su 4 test diversi. Di questi 4, uno era buono e uno era migliore del primo, ma nessuno di questi è ottimale, ma è il meglio che abbiamo oggi sul mercato. Io credo che il meglio debba essere utilizzato, è l'unica arma che abbiamo in questo momento, quindi intanto usiamo il meglio che è stato studiato. So che lo Spallanzani, perché dove l'ho fatto io e credo dove l'ha fatto pure lei, era diciamo un appendice di studio dello Spallanzani, perché era l'Università di Roma Tor Vergata, inutile esatto. Girarsi intorno. Esatto. Mi dica se sbaglio, professore Vaglia, ma era, loro mi hanno detto: guarda, lo stiamo facendo, abbiamo già trasmesso allo Spallanzani quello che abbiamo trovato. E allora è evidente che non è solo lo Spallanzani, credo che c'è lo Spallanzani, San Matteo di Pavia, il Sacco, credo tutti coordinati fra loro, hanno già individuato quelli che sono i test migliori. Bene, individuati questi, immagino e spero che il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, dica: questi sono i test migliori che abbiamo, intanto facciamo questi, non su 60 milioni di italiani, cerchiamo la popolazione specifica a cui farlo, ma intanto partiamo, e sono sicuro che nelle prossime settimane verrà fuori qualcosa di meglio, perché è evidente, perché la ricerca va avanti. Però sì, i test secondo me di quel centinaio che sono disponibili, io non andrei a comprarlo su internet, ma affiderei alla struttura che li ha già testati, perché è molto più affidabile, perché la mia paura non è il falso negativo, ha capito? Cioè il falso negativo lo continui a tenere con la mascherina, cioè lo tratti come tutta la popolazione. Io sono preoccupato del falso positivo, che magari pensa di essere più libero degli altri perché dice: io ce l'ho avuto, e poi magari diventa una persona malata che può invece dare il virus a tutti. Non so se è chiaro, per falso positivo, certo. Ecco, spero di essere stato chiaro. No, chiarissimo, anche se mi dicono, però questo poi magari ne parleremo dopo, che in realtà il vero rischio è sui falsi negativi dal punto di vista statistico, i falsi positivi sono molto più ridotti. Molto meno, vabbè, ma comunque è del tutto evidente quello che sta dicendo. Allora grazie al Ministro, perché poi voglio continuare con gli altri amici, perché ci siamo dati 40 minuti, se no bruciamo tutti i tempi e so che lei deve andare. No, grazie, Ministro. Io vi ascolto altri 10 minuti e poi vado. Grazie. Francesco, grazie, Ministro.
Francesco Vaia, scusi, intanto ovviamente la ringrazio perché ci ha curato, quindi insomma la prima, fatemi fare una cosa personale, perché io sono stato non in ospedale, ma grazie allo Spallanzani insomma me la sono cavata decentemente, anche se me la sono vista brutta, ma a casa. Quindi a parte questa piccola premessa, ringrazio lo Spallanzani, però le voglio veramente girare due domande, se posso permettermi, che sono una di curiosità generale, oggi chi ci ascolta lo vuol sentire, e l'altra su questa vicenda dei Sieri. Forse c'è ancora mute, quindi le chiedo se il microfono lo può attivare. La prima: in questi mesi, posto che lei il suo centro è stato il primo ad affrontare la malattia, abbiamo fatto dei passi avanti, anche se diciamo sperimentali, sulla cura? Cioè il malato, come diceva prima il vice ministro, di oggi è gestito meglio, relativamente meglio rispetto a due mesi fa? Questa è la prima domanda. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Intanto però nel salutare tutti quanti, in particolare il collega, perché il ministro è anche un collega, sì. Devo dire due cose, perché il presidente Erbolino ha immesso un tema importante, ma anche il ministro ne ha parlato di fase 2. La fase 2 è anche una sua diciamo corrispondenza con l'organizzazione ospedaliera, e rispondo alla sua domanda. Cioè, noi parliamo di Hospital Evolution. Quando ci siamo incontrati per la prima volta con il virus, ci siamo incontrati, ricorderete tutti, con la coppia cinese sostanzialmente. Certo. E che cosa è successo? Abbiamo cominciato a immaginare come l'ospedale dovesse essere gestito in una maniera flessibile, cioè riorientare, reingegnerizzare la nostra organizzazione in funzione di questo benedetto virus. E se vuole dopo diremo anche delle esperienze che abbiamo avuto. Oggi siamo in un'altra fase. Io proprio domani ho riunito tutti i miei primari, tutta l'organizzazione, per dire come entriamo, come Spallanzani, nella seconda fase, che avrà un doppio braccio. Avrà un braccio operativo dentro l'ospedale stesso ed avrà un braccio operativo sul territorio, perché coordineremo insieme con la regione, che evidentemente poi è regia di tutto, coordineremo un progetto di sorveglianza attiva. Questo progetto di sorveglianza attiva è nato sull'esperienza, cioè che cosa abbiamo verificato? Che la diffusione del virus all'interno dell'area metropolitana di Roma era una diffusione affatto, diciamo, capillare, ma era una diffusione che si vedeva nel cuore dell'area metropolitana, quindi della città di Roma, insomma, abbastanza, una diffusione abbastanza limitata, mentre si diffondeva di più in cluster intorno alla cintura metropolitana, e quindi ricorderete Nomentano Hospital, Nerola, che è stata anche significativa di una nostra sperimentazione insieme con te, dottor Bregari, che voi avete richiamato. In questi cluster abbiamo detto bisogna andare innanzitutto a conoscere la diffusività del virus e poi anche ad aggredirlo per capire cosa fare. Come aggredirlo? Vengo alla domanda per una possibile risposta. In questo periodo sono state due, diciamo, le terapie fondamentali. La prima terapia importantissima che ci ha detto questa esperienza è stata il ricorso all'ossigenoterapia, nella sostanza, quindi la terapia intensiva. Cioè nella terapia intensiva noi abbiamo guarito tante persone, moltissime. Abbiamo avuto, credo, lo Spallanzani, voglio dire, con orgoglio, zero deceduti di pazienti accettati autonomamente. È deceduto qualcuno perché è accettato da altri ospedali, e soprattutto purtroppo persone in età mature e con altre comorbidità. Detto questo, abbiamo sperimentato in questo periodo farmaci che erano già stati sperimentati, per la verità, durante il periodo della lotta all'HIV e all'Ebola, quindi antivirali, e in più siamo entrati insieme con altri ospedali italiani, Napoli, Pavia, eccetera, in sperimentazioni di farmaci che pure sono in commercio, ma per altre patologie. Pensiamo per esempio al farmaco col quale si combatte l'artrite reumatoide. Quindi antinfiammatori, perché? Antinfiammatori cortisonici, perché in questa fase, tra l'altro, si sta diciamo studiando, approfondendo la tematica della compromissione cardiopolmonare, perché si è visto, noi abbiamo anche visto in alcuni studi
settori con la nostra anatomia patologica che alcuni pazienti sono deceduti perché c'era una compromissione importante dell'apparato diciamo cardiaco con compromissione praticamente cardiopolmonare. Che cosa adesso faremo per approfondire ancora di più questa parte terapeutica che in parte ha funzionato, ma è una, come dire, è un'esperienza empirica per adesso. A valle di questo noi sapremo effettivamente se possiamo sistematizzarlo tutto ciò da un punto di vista scientifico, ma oggi è l'esperienza che ci viene. Certo. Ci dice che Vaia, Porro e Erbolino sono guariti, ma più di tanto oggi non possiamo dire, però questi farmaci hanno sicuramente funzionato, se è vero, come è vero, che se più di un migliaio di persone da noi ricoverate, oltre 300 sono guarite, quindi sono numeri impressionanti, non importanti. Certo. Allora, tutto questo verrà portato sul territorio, quindi per la prima volta, grazie anche al contributo del Ministero, ci ha dato il via, che AIFA, eccetera, noi porteremo questi farmaci a casa delle persone. Quindi faremo terapie domiciliari di questi farmaci che fino a ieri erano solamente farmaci, diciamo, distribuiti e diciamo somministrati nell'ospedale, esclusivamente in ospedale. Questo è un passaggio importante. Quindi alla sua domanda io dico sì, sicuramente questi farmaci hanno funzionato, vedremo a valle di tutto in che modo, e questi farmaci, proprio perché hanno funzionato, è giusto che li portiamo anche a livello. Senta, le volevo fare la seconda parte del ragionamento, approfittando delle sue competenze. Il tema che poneva il ministro prima, ma che glielo vorrei ribaltare a lei da scienziato, cioè: è immaginabile una immunità non di gregge ma da malattia, eventualmente con richiamo, perché ci sono tantissime altre malattie che hanno bisogno dei richiami, come ben sappiamo. E seconda domanda, in realtà si può anche immaginare, come avviene per altre malattie, un vaccino un po' più light, cioè che protegge ma non del tutto? Mi scusi sulla banalizzazione di temi scientifici che lei conoscerà meglio di me, però qui sono due temi importanti per la fase 2, perché io ho letto un economista, cioè un banchiere, che dice, insomma, non solo lui, che l'ottimo è spesso il nemico del bene, e quindi se lei mi potesse già dire che alcuni potrebbero iniziare la fase 2, certo, non a rischio zero, e che un vaccino light potrebbe essere all'orizzonte, beh, ci potrebbe essere una piccola speranza in più. Prego, direttore. Allora, alcune chiarificazioni indispensabili. Intanto il ministro ha parlato prima di immunità, seppur temporanea. Io sono d'accordo con lui. Anche Zingaretti, per esempio, possiamo dire pubblicamente, è uno guarito e anche un donatore, ha donato il plasma, cosa che potreste fare anche voi. Per un che tempo... noi possiamo venire da lei a donarlo il plasma, è utile? Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, ma se è utile io lo faccio, penso, immediatamente, cioè se prendi, me lo dite, ci mettiamo d'accordo e vediamo anche come ci siamo chiusi la parentesi privata, però se serve pubblico, quindi voglio dire, potrebbe servire anche per altri, no? E certo, può essere di esempio anche per altri, quindi sicuramente sì. Dicevo, però questa immunità chiamiamola light, è un'immunità sicuramente temporanea. La cosa importante è che voi non siete né contagiosi né contagiabili per un periodo, e quindi questo è importante. Quindi, diciamo, la battuta sulla mascherina è una finta battuta, perché così, se uno non è contagioso, ma non è contagioso. Ma lei quanti ne ha guariti? Mi scusi, solo lei, quanti ne ha detti? Quanti ne sono usciti? Abbiamo detto sono oltre 300 i nostri. Ma allora, quei 300 sono nella mia condizione, cioè non è che sono quattro persone. No, non sono quattro persone, assolutamente no. Però su questo il ministro ha detto una cosa importantissima: noi non sappiamo il tempo, cioè oggi è T0 fino a T1, cioè questo non lo sappiamo, perché bisogna essere cauti, prudenti, perché nelle malattie virali precedenti noi sappiamo che c'è un'immunità fino al richiamo, eccetera. Oggi il richiamo viene fatto da un tempo T0 a un tempo TX. Quanto è il tempo T0 TX? Non siamo in grado di saperlo, perché ancora non abbiamo raggiunto, tra l'altro, e quindi vengo alla sua seconda domanda sul vaccino. Voi sapete che vi sono varie squadre che stanno lavorando. Sì. Ci stiamo lavorando anche noi in tandem con il CNR, con il Ministero della Ricerca. Lo Spallanzani guida anche questo studio. Noi siamo un po' più prudenti rispetto ad altri che hanno fatto uscire delle agenzie in questi giorni che parlano di giugno, insomma, come addirittura sperimentazione in vivo. Non lo so.
i miei colleghi che ci stanno lavorando mi dicono che entro fine estate potremmo aver fatto sperimentazioni in vitro e poi in autunno in vivo e quindi magari l'anno prossimo. Mi auguro che i tempi siano più veloci, ma questi sono i tempi che mi hanno detto i miei colleghi. Per quanto riguarda l'immunità di Gregg, mi pare che parlarne ne porti male, quindi mi asterrei. Benissimo, poi magari se ci sarà tempo io al dottor Vaia vorrei fare un'ultima domanda dopo, presidente Iervolino, se me lo permette, perché c'è un economista, Alessandra Smeriglia, a cui vorrei fare invece la domanda, diciamo, un po' più economica, se mi permette, ovviamente non certo di vaccini e di medicine, e cioè qual è adesso la medicina per l'economia, posto che è altrettanto difficile, secondo me, individuarla quanto quella del... perché siamo in una situazione veramente emergenziale e questa situazione emergenziale avrà un problema in più, cioè il problema che comunque, nella migliore delle ipotesi, l'economia, anche quella commerciale, quella più banale, non potrà riprendere esattamente con gli stessi standard di sicurezza di ieri. Allora, se questo avverrà, posto che addirittura ci sono previsioni di decrescita del PIL in Italia del 9%, il Fondo Monetario Internazionale, le chiedo, Alessandra, qual è secondo lei la prospettiva su cui dobbiamo lavorare nelle prossime settimane? Sì, grazie. Ovviamente non ci sono ricette perché tutti ci troviamo di fronte a situazioni non pensate, nuove, e non sappiamo esattamente come bisogna muoversi. Riguardo alle stime per il PIL, diciamo anche che una parte dipende da variabili economiche, un'altra parte dipende dallo spirito con cui ci metteremo a ripartire in questa nuova fase, che non è indifferente, perché li abbiamo visti i miracoli in Italia e possiamo ancora vederli, secondo me. Quello che penso sia importante in questo momento è fare questo paragone con la salute, cioè il motto secondo me è che nessuno sia discriminato e sia peggio degli altri. Noi sono settimane che abbiamo imposto, ci hanno imposto e ci siamo imposti anche limitazioni alla libertà personale, perché ci sta a cuore salvare le vite, perché ci sta a cuore non mettere in crisi un sistema che non potrebbe curare altrimenti, e quindi ci sentiamo tutti su una stessa barca e tutti stiamo facendo del nostro meglio perché la salute sia assicurata. Ora, questo obiettivo e criterio dovrebbe valere anche per l'economia. Per cui sarà importante ripartire il più in fretta possibile, ovviamente con tutti i vincoli del non fare peggio per una seconda ondata che poi ci metterebbe veramente sul lastrico anche dal punto di vista economico. Per cui importante ripartire, ma per farlo bene c'è bisogno di alcune caratteristiche. La prima è la flessibilità. Si diceva, se si scopre un focolaio bisogna essere pronti a richiudere, si dovranno aprire alcune attività prima, altre magari, siccome non si è in sicurezza, dopo, ma non può essere che una persona che non possa tornare a lavorare debba star peggio di chi torna a lavorare. In questo senso dico che dobbiamo agire tutti insieme, lo Stato in qualche modo deve fare da garante che non ci siano persone discriminate solo per il tipo di attività che svolgono, per il tipo di lavoro che fanno. E quindi flessibilità. Secondo tema, le regole per una fase in cui dobbiamo essere flessibili devono essere chiare, leggibili, alla portata di tutti. E quindi direi che il tema anche della sburocratizzazione, del rendere le cose molto semplici, sia importantissimo. Infine, io credo che questo periodo in cui siamo rimasti a casa abbiamo avuto anche tempo per pensare e abbiamo convissuto in fondo stando fermi anche con questa paura del virus, per cui io credo che le persone saranno molto più responsabili anche nel tornare alle attività, e dobbiamo fidarci che ci sia questa responsabilità. Brava. Che le persone siano più attente e che siano le prime che, se capiscono che sono state contagiate, certo, faranno in modo che ci sia rintracciamento dei contatti, eccetera, sebbene anche le tecnologie potrebbero aiutarci. E quindi, però,
questo vuol dire che noi passeremo ad una fase anche di nuove norme sociali, di vita in comune, di vita insieme. E quello che è importante, mi permetto di dirlo, perché può sembrare un tema non economico, ma lo è nel senso della compliance, di quella che viene detta la compliance verso le norme e che si farà ripartire in questa agilità di cui abbiamo bisogno, è un tema importante di comunicazione. Se io, se vogliamo riaprire in sicurezza facendo leva sulla responsabilità delle persone, i miei messaggi in continuazione non devono essere le persone non rispettano le regole, perché mandare un messaggio di questo genere e forzare la mano su questo, cosa fa pensare alle persone che già fanno fatica a vivere certe norme nuove? Fa pensare che se gli altri, se mi dicono che gli altri non stanno rispettando le regole, vuol dire che non le rispettano, quindi evidenza empirica, non le rispettano, perché devo rispettarle io? E invece sarebbe molto importante far vedere chi e come rispetta le regole, far passare un messaggio diverso, in modo che tutti ci sentiamo spronati a in qualche modo aderire a tutto questo. Chiaramente poi si aprirebbe un tema grandissimo che l'Italia da sola non può farcela, che c'è bisogno di una collaborazione a livello europeo, ma anche di revisione di alcune norme, perché quanta parte del PIL italiano è destinata all'export? E se crolla il commercio internazionale, se ognuno si ritira, come andiamo a finire? E quindi quanto alcune istituzioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio potrebbe avere ruoli scrivendo anche nuove regole per poter permettere che ci sia una cooperazione? E ci sarebbe tanto altro, ma... Sì, no, beh, immagino, no, ma con lei parlerei per ore e ore ovviamente di queste vicende. Intanto vorrei sottolineare però una cosa che lei ha detto, se mi posso permettere, da giornalista, perché nel giornale unico del virus sembra che gli italiani siano dei mascalzoni. In realtà non c'è nessuna norma tanto rispettata dagli italiani quanto questi arresti domiciliari, perché tali sono, derivanti da un'emergenza, perché la percentuale di italiani che hanno rispettato e non hanno rispettato questa cosa sono in bassissima percentuale. Io non, è ovvio che si deve rispettare, continuare a dire di rispettare, però non è che siamo dei mascalzoni, mi sembra, fino a questo momento. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto lei. Gli esperimenti che vengono fatti sull'evoluzione delle norme sociali e sui messaggi di comunicazione in behavioral economics dicono che passare messaggi moralistici si dovrebbe fare e poi non fate, producono l'effetto contrario. Certo, invece mandare messaggi descrittivi e far vedere empiricamente che in un quartiere le persone stanno rispettando le regole. Certo. Ma guardi, io cerco di farlo in tutti i modi e chiedo anche alle forze dell'ordine, che in questo momento fanno il loro mestiere, anche di avere un certo tipo di comprensività, perché io l'altro giorno, quando vedo un pensionato di 75 anni multato per 400 euro, e si capiva che non era un furbetto, perché poi si capisce la differenza tra quello che vuole fare la scampagnata. Vabbè, ma comunque questo è un tema che non stiamo affrontando ora, perché l'ultima domanda è la più complicata che le faccio, ed è una domanda che in economia ci si pone sempre, siccome l'economia poi in realtà parla di risorse scarse e quelle pubbliche che noi avremo nel futuro sono per definizione scarse. Qua abbiamo due ipotesi. Nel frattempo stiamo aiutando ovviamente quelli che non ce la fanno, giustissimo, i 600 euro, i buoni pasto, eccetera, e dall'altra stiamo dando liquidità alle imprese. Però io le chiedo, da economista, posto che le risorse sono scarse, dove dovremo puntare? Glielo chiedo proprio curiosamente, da un punto di vista proprio da economista. Non so se mi hai capito, cioè certamente la difesa dei più deboli, ma li difendiamo direttamente o dobbiamo metterli nelle condizioni di trovare lavoro e dobbiamo dare un aiuto alle imprese in questo momento? È un grande dibattito anche sulle riduzioni fiscali, in questo caso in tema d'aiuto, oppure io non la considero una contrapposizione, una scelta delle risorse poste che sono scarse, dottoressa. No, è chiaro che quando le risorse sono scarse bisogna capire bene come allocarle nel miglior modo possibile, non è semplice. Allora, mentre c'è bisogno
bisogno, e l'abbiamo visto, per misure di emergenza, di sostegno, perché se una persona non può arrivare, certo, cioè in una famiglia dove c'è uno che ha un negozio di abbigliamento e lei è estetista, e magari ha un mutuo, affitto, eccetera, rendiamoci conto. Quindi, certo, c'è bisogno di quello, c'è bisogno della liquidità per le imprese, ma c'è bisogno anche tanto di investimenti. Cioè, se non si comincia a fare anche degli investimenti, investimenti vuol dire non spesa a fondo perduto, vuol dire che poi nel tempo quello che io spendo mi genera qualcosa, mi genera posti di lavoro, e quindi riesco poi a riattivare dei meccanismi. Per cui avremo bisogno da una parte di investimenti pubblici, ma come in questo momento stiamo riscoprendo il valore anche delle finanze pubbliche, ma mi lasci sognare, l'ho scritto nel mio post di Facebook il giorno di Pasqua, io credo che possiamo fare anche tanto come privati. In che senso? All'inizio del Novecento, spontaneamente qua e là, sono nate le cosiddette prime mutue, casse rurali, che poi hanno generato un sistema. Forse in questo momento potremmo pensare qualcosa di nuovo, anche di molto più grande rispetto a una piccola mutua di un paese, dove, dando liberamente, perché per me i prelievi forzosi, non so se... cioè non, vabbè, sfondo una porta aperta qua, non si preoccupi. Io penso che ci sia una generosità che gli italiani stanno dimostrando, un senso di solidarietà, come le dicevo, nel campo della salute, che se ci mettiamo nelle condizioni giuste e se sono fondi che sappiamo come vengono amministrati e dove arrivano e cosa vanno a generare, secondo me gli italiani, anche quelli più facoltosi, saranno disposti a dare risorse per questo. Io voglio avere fiducia dei miei connazionali, insomma. Credo, bravo, che noi abbiamo una marcia in più in questo, e in questa emergenza possiamo farla emergere. Grazie, grazie dottoressa Smedilli, professoressa Smedilli. Dottor Vaia, l'ultima domanda, a meno che lei non voglia aggiungere qualcos'altro, però è una cosa che veramente... Dire che non sono molto d'accordo con quello che dice Alessandra Smedilli, ma sono io stesso testimone della grande, grandissima generosità degli italiani. Grandissima generosità. Siamo veramente, come dire, pieni di questa generosità. Ecco, il punto che le voglio fare, la domanda un po' più tecnica che le voglio fare, poi passo la parola a Iervolino, perché è una cosa che è un altro dei grandi temi. Ma c'è il rischio, lo diceva la dottoressa e la professoressa Smerilli, ma lo diceva anche prima Sileri, in una certa misura, c'è il rischio di una seconda ondata di questa malattia? Ha capito la domanda? Cioè, con tutti i controlli, forza, ecco. Ci proviamo. Francamente, tra tutti, sono sempre stato un po' di più ottimista, cauto ottimista, ma sempre ottimista. Ho sempre detto che questa è una battaglia che vincevamo, e siamo stati anche un po', diciamo, fortunati, tra bravi e fortunati, e nel senso che siamo stati in controtendenza con tutta l'altra area geografica italiana. Però, per tanti motivi, io francamente, se gli italiani non sono stati, soprattutto in questo periodo, disattenti, io non la vedo questa seconda ondata. Vedo invece una maggiore, continuare in questa nostra attenzione, in recuperare e mantenere queste regole di buona igiene personale, e basta, accompagnare questo periodo di svezzamento. Tra l'altro, la stessa cosa io l'ho consigliata alla FIGC e a tantissimi altri che hanno chiesto il nostro conforto tecnico, accompagnare questa fase di svezzamento con delle buone norme di salvaguardia, appunto, e basta. Per me bisogna uscire. Ma la FIGC sarebbe la Federazione dei Giovani Comunisti? Io purtroppo non ho molto contributo. No, è una battuta, è il gioco calcio, perché non tutti si... cioè, lei ha fatto da consulente a quell'altra grande questione italiana, che vuol dire, era una battuta, Il mio contributo era quello in direzione di una cauta e sorvegliata apertura. Bene, ma Iervolino, tu hai degli ospiti che, se ci fossero un po' più in televisione, saremmo un po' più tutti ottimisti. Io dunque, è il primo talk per l'amicizia, per la fiducia. Lo so.
non partecipo mai, sì, sì. Mai, perché preferisco di no. È l'incubo nostro televisivo, che c'è, come direbbe la professoressa Smediti, un adverse selection, non voglio offendere nessuno, però la professoressa ha capito che cosa intendo, e anche il professor Baia. Quindi per fortuna che c'è Iervolino, che ci permette questi spazi, diciamo, di libertà, in cui anch'io sembro un moderato. Allora, presidente Iervolino. Sì, allora, il direttore Francesco Baia ci ha messo proprio di buon umore oggi, perché ci ha detto due cose straordinarie che ci volevamo sentir dire. La prima è che la cura sta diventando sempre più efficace e che c'è da qui a breve la possibilità di portarla a casa dei pazienti. E beh, questa cosa è straordinaria, rassicura un po' tutti. La seconda, mi sembra ancora migliore di questa, è quella che tiene lontano la seconda ondata, secondo il direttore Baia. Quindi dovremmo essere, logicamente, diciamolo con tutte le cautele, immuni da questa seconda ondata se rispettiamo queste regole. Quindi noi siamo veramente felici oggi, penso che in questa discussione questi messaggi siano importanti, molto potenti. Io vorrei riprendere e concludere, però vorrei fare l'ultima domanda anch'io al dottor Baia. Perché c'è una cosa che veramente non ho capito. In Francia il numero delle vittime è meno del 2%, perché si calcolano esclusivamente le vittime provenienti da malati con coronavirus e non quelli già compromessi da altre malattie. E beh, questa cosa fa discutere, perché e logicamente cambia un po' lo scenario e la valutazione del rischio verso la malattia. Quindi io, prima di concludere, volevo fare questa domanda al dottor Baia. Francesco, il microfono. È una domanda difficile alla quale cercherò di rispondere nella maniera più sincera possibile. Io non ho mai condiviso l'atteggiamento di chi ha drammatizzato da subito. È fantastico. Questa cosa, e con i morti quotidiani, eccetera. Lei non vada in televisione, Francesco Baia, direttore, lei non vada in televisione. Non ci vada, glielo dico io. Non ho condiviso, e tra l'altro sarà il momento in cui dovremmo dire perché sono morti, con quale comorbidità e quant'altro. Dovremmo dire. Francesco, grazie, sei un orgoglio. Aspettate, possiamo chiamare Fioroni un attimo? Salutiamo i nostri ospiti. Io devo. Direttore, vada a lavorare. C'è una colla alle 18, esattamente tra un minuto. Allora, io ringrazio, grazie, perché è stato per me molto istruttivo sentire la professoressa Smediti e il direttore Baia. Ringrazio tutti e due, però se ha pazienza Iervolino, volevo chiamare Fioroni. Grazie, professoressa. Certo. Grazie, professoressa. Ecco, ci abbiamo Fioroni, che dovrei riuscire a chiamare con il cellulare, che è una pratica un po', diciamo, analogica. Sì, vediamo qua. Eccolo qua. Vediamo se è messo. Pronto? Sono Nicola Porro, la disturbiamo, siamo in diretta. Ah, buonasera. Buonasera. Tanto complimenti per la vittoria. Senta, sì, è l'unico che è in fase 3. Esatto, io sono in fase 3 e ne abbiamo parlato fino ad ora, e la ringrazio per questa diretta, sono con il presidente Iervolino e volevamo... Che l'ascolta, e volevamo veramente chiederle in chiusura, per darci il suo punto di vista su, insomma, lei professore, insegnato, è stato già ministro di istruzione, quindi insomma è un uomo che conosce bene anche la macchina pubblica oltre che la società italiana. Volevamo capire da lei secondo il suo punto di vista come e se dobbiamo riprendere a vivere normalmente, la fase di transizione o fase 2 come qualcuno l'ha definita. Io credo che la cosa più importante, noi abbiamo fatto una scelta, noi, chi l'ha fatta, ha fatto una scelta di separare geograficamente le zone per contenere il contagio tra quegli abitanti, ed è la fase 1 che abbiamo fatto. Un altro modo, che è quello che è utilizzabile secondo me in fase 2, è fare tamponi, tipizzare chi ha acquisito l'immunità e lasciare fuori
quelli che non hanno acquisito l'immunità, mantenere le misure di sicurezza possibili, sapendo che di fondo noi lo conviveremo con il virus, perché se ne dica, per un lungo periodo di tempo, perché ad oggi non abbiamo trovato né un farmaco che sia attivo, se non sulle complicanze che il virus attiva una volta che infetta il cittadino, né abbiamo trovato il vaccino. Quindi con le misure di sicurezza, con una grande campagna di tamponi che evidenzino la grande parte degli italiani che troveremo che è sicuramente immune, e con la capacità di stare attenti su tutti coloro che non hanno acquisito l'immunità e quindi come tale hanno bisogno di un rispetto delle misure di sicurezza, ma c'è anche la necessità di riprendere, perché non si tratta che a maggio avremo vinto, a giugno avremo vinto. Il virus ce lo troveremo presente ciclicamente finché non avremo trovato o una cura efficace o il vaccino per prevenirlo. Quindi con Grano Salis bisogna ripartire e metterci un po' di coraggio, che non significa imprudenza, ma che significa anche voler vivere dal giorno dopo con tutti gli strumenti che la tecnologia ci consente e anche le norme di sicurezza ci consentono. Bene, la ringrazio, spero la prossima volta di riuscire ad avere in live con lei. E purtroppo ero io impegnato a fare un mio controllo e quindi non potevo. Bene, sarà ho chiamato come ho finito. Sarà per la prossima volta. La saluto anche il presidente Iervolino, che non può sentire perché in questo momento è in ma ha sentito lei come tutti i nostri ascoltatori. Grazie professore. Arrivederci. Allora, presidente Iervolino, direi che abbiamo concluso con questo colpo di scena, diciamo, anche della telefonata. Adesso che cosa mi fate fare? Una videoconferenza con un altro sistema? Perché la cosa straordinaria poi che voi siete dei grandissimi esperti come Università Digitale, per voi è normale amministrazione, no? No, però non posso perdere Iervolino. Eccolo. Presidente, lei le conclusioni. Pronto? Sì, io la sento bene. Sì. Sì? Sì. Ero io che forse vi avevo perso. Sì, devo dire che oggi tutto sommato, tiriamo le somme, sono tutte positive. C'è solamente una cosa, un cavillo ancora da chiarire. Il vaccino, si sentiamo da più voci, dalla Francia, studi negli Stati Uniti, il centro di Pomezia in collegamento con l'Inghilterra, che invece è pronto già a settembre. E beh, qui c'è qualcosina, secondo me, da rivedere per quanto riguarda l'essere coraggiosi e buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché l'uso compassionevole mi sa che in tanti stati velocizzerebbe la somministrazione. In Italia invece questo uso si fa veramente in una maniera molto centellinata, quindi io mi auguro quanto prima una grande riflessione. Questo l'avrei fatta volentieri al ministro, che è stato amabile a rappresentare tutto l'impegno della politica su questo settore, però la questione del vaccino ormai mi sembra centrale. La parte della fase 2 è piena di cautele, di incognite, sicuramente bisogna fare uno studio dei settori, bisogna stare attento alle sanificazioni, dare sicuramente incentivi per le mascherine, anche qui comprendere controlli come devono essere fatti, ma mi sembra che tirando le somme l'Italia positivamente si stia affacciando a questa fase 2 e quindi devo dire da imprenditore, ma soprattutto da presidente di un'istituzione che ha il peso di formare le future generazioni, che stiamo uscendo dalla fase più buia, quindi questo almeno ci rincuora. Sono convinto che, come ha detto la professoressa Merilli, l'Italia è capace di grandissime cose, soprattutto non dobbiamo sempre
porgere l'indice verso nei confronti della politica o di chi prende le decisioni, ma anche i privati possono fare la loro parte. Mi è piaciuta tantissimo l'idea di una cassa rurale, una cosa similare, nuova, che possa investire capitali privati in modo da comprendere le esigenze degli imprenditori ancora meglio, senza burocrazie, in una maniera più incisiva. Penso che da italiano, da giovane e soprattutto da persona del sud, che noi ce la faremo e ci riprenderemo quel posto nel mondo che ha fatto grande il Made in Italy, quello della bellezza, delle cose ben fatte. Anche questa mi sembra che stiamo andando verso una cosa ben fatta. Bene, io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato fino ad ora, la professoressa Sbenilli, che vedo ancora in collegamento con tutti i libri di economia alle sue spalle, immagino, e il professor Iervolino, il presidente Iervolino, tutti quelli che ci hanno ascoltato fino ad ora, una buona giornata e beh, finalmente un segnale costruttivo, ottimismo, ecco, mettiamola così. Arrivederci a tutti.